Per diffondere sempre più la mobilità sostenibile, da oggi il Parco Nazionale della Sila mette a disposizione delle proprie guide ufficiali del parco delle bici a pedalata assistita. Saranno utilizzate sia dalle guide ufficiali stesse che eventualmente anche dai visitatori per diciamo, dare un messaggio di incentivo dell'utilizzo soprattutto nelle aree protette, ma da estendere anche nelle città, in contesti urbani, di mezzi di trasporto sostenibili. In questo caso queste bici a pedalata assistita sono dotate di una batteria che appunto aiuta la pedalata anche diciamo, del ciclista meno esperto. Insomma, una ulteriore attività che è in linea con la politica del Ministero dell'Ambiente. In particolare nell'ambito di un finanziamento dello scorso anno, ma che quest'anno si ripeterà di nuovo con una scadenza di bando a settembre, dell'incentivazione della mobilità sostenibile, proprio qui sull'Orica è prevista la realizzazione di una ciclopista che sarà un anello intorno al Lago Arvo, quindi in particolare sia su Camigliatello che sull'Orica, dove attualmente ci sono i primi due info point, sarà possibile avere per esempio la possibilità di percorrere l'anello futuro della ciclopista intorno al Lago Arvo, qui sull'Orica. Invece su Camigliatello, per esempio, un servizio che viene spesso richiesto e che è mancante, la possibilità di raggiungere da Camigliatello Silano il centro visitatori del Cupone, che è uno dei punti dove il pubblico affluisce maggiormente nel corso di tutta la stagione sia estiva che autunnale, ma in generale uno dei posti più frequentati del parco. Sì, le bici pedalate assistita già sono presenti un po' dappertutto in Sila. Il parco ha inteso assegnarci queste bici da strada per incentivare la mobilità sostenibile. A breve ci sarà l'opportunità anche da parte dei fruitori di fare delle brevi prove su queste bici che stamattina abbiamo provato tutti assieme e ci siamo divertiti un bel po' intorno al Lago Arvo.